Consigliere Senso, prego. Grazie, Presidente. Non ripercorriamo il passato, perché l'abbiamo detto ormai, e poi qui se lo conoscono tutti. L'ANAS l'ha detto chiaro e tondo, realizzare due ponti sul Conca e Ventena non se ne parla, non c'è speranza. Il sindaco aspetta la valutazione ambientale. È sempre stato lui a dire, non basiamo il discorso sul nostro territorio che è più bello di quello degli altri, oggi aspetta la valutazione ambientale, l'ennesima presa in giro. Piccioni parla di compattezza. Questa minoranza, il segno di compattezza, l'ha dato. Non puoi chiedere di emendare quella parte che stravolge completamente la mozione nel nome della compattezza. La compattezza si ha in altri momenti, si doveva avere. Noi chiediamo di smetterla di prendere in giro la gente. Basta prendere in giro. Io sarò meno tenero del mio collega Casadei, che ha detto che la responsabilità è del PD e non di questa amministrazione. Io ho qualche riserva, perché la responsabilità è di tutte e due. Perché quello che interessa a questa amministrazione è amministrare e fare i propri interessi. Gli interessi sono la base di tutto. Le osservazioni di Misano non sono state prese in considerazione. A Rimini qualche cosina sì, guarda caso inizia la campagna elettorale per le votazioni di Rimini. A Rimini qualcosina va sistemata, a Misano no. L'unico interesse è andare al potere, amministrare per gli interessi. Noi abbiamo competenza solo nel nostro comune, no, consigliere D'Achille, perché vedo che tutti decidono nel nostro comune e noi ci dobbiamo sempre assoggettare alle decisioni degli altri. Noi la volontà, la forza per farci rispettare anche gli altri l'abbiamo avuta, l'abbiamo sempre detto. Quando c'era da votare l'allargamento del comparto di Raivano, quando abbiamo votato gli espropri per il ponte Fiume Conca, se Misano metteva i bastoni fra le ruote per far capire che la statale doveva essere fatta in un modo, se no Misano gli interessi si dava un giro di vite, invece no, gli interessi prima di tutto, e poi ci ritroviamo adesso a continuare a prendere in giro la gente senza gli strumenti per farci valere, a prendere quello che viene, perché questo è quello che sarà. Ancora queste osservazioni, le osservazioni le abbiamo portate in Consiglio Comunale, col voto favorevole di tutti, sono state presentate, ma sapevamo già, l'abbiamo sempre detto, sono carta straccia, le decisioni sono già state prese, sono anni che lo diciamo, ma chi è che mi crede ancora? Ma chi è che mi crede ancora, mi chiedo? La responsabilità non è solo vostra del PD, è anche di chi è ottuso che ancora crede alle vostre bugie. Gli strumenti politici per ottenere qualche risultato sono passati per le mani, ma gli interessi che sono alla base di tutto non hanno fatto sì che venissero accettate le condizioni di Misano. I cittadini la vedono in un modo, i partiti la vedono in un modo, la minoranza la vedono in un modo, la maggioranza in un modo, la giunta la vede, tutti la vedono nello stesso modo, però non si fa niente. Non si fa niente perché politicamente non si vuole fare niente. E allora basta prendere, almeno, visto che ormai la frittata è fatta, almeno ditelo alla gente che ci si organizza in modo diverso per far valere le proprie questioni su Misano. Non continuate a prendere tempo in attesa che qualcuno si scordi, che magari troviamo a chi dare la responsabilità, intanto magari succede qualcosa. Ditelo chiaro e tondo, punto e basta, non prendete più in giro la gente. Almeno questo, almeno la dignità delle persone cercate di non appropriarvi anche di quella lì. Grazie.